Niente è più prezioso dell'abbraccio di una madre e del suo amore. Ho deciso di prendere in braccio la mia parte bambina e di essere per lei una mamma buona. Ho pensato di donare a questa parte bambina quell'amore che i genitori reali non sono riusciti a comunicare. Ecco, dottore, sono qua da lei per abbracciare il mio nucleo infantile. A questa parte bambina io dico: vieni qua, piccola Silvietta, ti racconterò una favola. Quella favola che i tuoi genitori reali non sono riusciti a raccontarti. Dunque, ascolta la storia di Graziella. Un giorno, al porto di una città balneare, arrivò una barca. Essa si stagliava con i suoi colori nell'azzurro del mare. All'interno di questa barca c'erano alcuni pappagalli dalle piume colorate. Questi iniziarono a parlare. Ed uno di loro disse: su questa barca c'è una bambina che si chiama Graziella. È bella, è bionda, è vestita bene, ma ha un problema. Da quando è nata non ha mai parlato e nessuno è riuscito ad aiutarla. Ed ecco la piccola Graziella scese dalla barca. Tutti la salutavano, volevano accarezzarla, ma la piccola rimaneva muta. Non una parola usciva dalle sue piccole rosse labbra. Qualcuno le chiese: Graziella, non parli, Graziella, non vuoi salutarci? Ma la piccola bimba taceva. Ed ecco, mentre tutti erano stupiti, apparve un gufo. Disse: ora vi spiegherò io perché la piccola Graziella non parla. Tutti si ammutinarono e furono pronti ad ascoltare le parole del gufo che disse: una strega cattiva ha preparato una pozione magica. Vi ha messo dentro bava di lumaca e zampe di rospo. Vi ha aggiunto zampe di gallina e piedi di coniglio. Poi vi ha messo l'ala di un merlo putrefatto. E infine funghi velenosi, il cui veleno però è particolare. Non fa morire, ma rende muti. Un'altra strega ha aggiunto alla pozione coda di serpente. Le due streghe, appena Graziella è nata, di nascosto, hanno dato da bere questo intruglio alla bambina. Ed ella non ha così mai potuto parlare. Tutti ascoltavano allibiti quando apparve un piccolo cagnolino. Disse: io posso aiutare la piccola Graziella. Ci sono degli animali e delle piante magiche che possono portare il loro aiuto. Ed ecco, apparve immediatamente una bella gallina con alcuni pulcini. Disse: sì, io posso aiutare la piccola Graziella. Ora vi dirò in che modo.
Gli abitanti del paese marittimo ascoltavano e la gallinella disse: «Io faccio delle uova colorate e tra esse a volte vi è un uovo d'oro. Cercatelo e portatelo alla piccola Graziella». Ed ecco, si fece avanti un signore di quel paese e cercò l'uovo d'oro. Lo trovò e lo donò alla bambina. «Guarda che bello!» le disse. «Non sei contenta?» Ma la piccola Graziella rimase muta. Allora in quel piccolo paese arrivò una farfalla posata su un mazzo di fiori. Questi presero la parola e dissero: «Questa farfalla ha due coccinelle che le sono amiche e forse potranno aiutare Graziella». La farfalla disse: «Andrò subito a chiamare le mie amiche coccinelle». Esse arrivarono e si presentarono alla piccola bambina. «Piccina», le dissero, «noi ti portiamo fortuna, tanta fortuna. Avrai vestiti belli, mangerai cibi succulenti, diventerai una bella ragazza». Così dissero le coccinelle e chiesero a Graziella: «Sei contenta?» Ma la piccina rimase muta. Ed ecco, dall'acqua del mare di quel paese emerse un pesce. Disse: «Forse io posso aiutare questa piccola bambina». «In che modo?» si domandarono gli abitanti di quel paese. Il pesce disse: «In questo porto è ancorata una nave. L'ancora la tiene ben salda e ferma. Tale nave contiene bauli pieni di oro finissimo». Ed ecco, uno dei delfini che era posato sull'ancora uscì dall'acqua del mare. Graziella lo vide ed esso le disse: «Ti porto bauli pieni d'oro, sei contenta, piccola bambina?» Ma la piccina rimase muta. Mentre tutti erano disperati, nel cielo apparve un piccolo angioletto. Si avvicinò lentamente con le sue piccole ali a Graziella e le disse: «Ti porto l'amore, in particolare l'amore di un babbo e di una mamma che si prendano cura di te. Ti porto l'affetto di una madre che ti accarezza e di un babbo che ti legge le favole e ti dà il bacio della buonanotte». Così disse l'angelo e domandò: «Sei contenta, piccola Graziellina?» La bambina annuì e con un fil di voce disse: «Sì». Tutti dissero: ha parlato con grande stupore». Ed ecco, la piccola Graziella si mise a salutare tutti dicendo più volte: «Ciao». Poi disse all'angelo: «Cercavo proprio un babbo e una mamma buoni che si prendessero cura di me. Cercavo l'amore di un padre e di una madre». L'angelo allora regalò alla piccola bimba due genitori e da quel giorno in poi ella parlò sempre e fu felice. «Ecco, dottore, alla mia parte bambina ho raccontato questa storia. Voglio essere per lei, per la mia parte infantile, la mamma buona che non ha avuto».
Voglio prendere per mano questa simbolica bambina e condurla per le vie della vita. E dirle, piccola Silvietta, non sei sola, ci sono io con te. E voglio stringere a me la mia parte bambina. Perché niente è più prezioso dell'abbraccio di una madre e del suo amore. Arrivederla, dottore, a presto.